Buongiorno, cucciole. Buongiorno amore, andiamo a far colazione al bar? Ani? Ciao amore, andiamo a far colazione al bar con Giadina? Vi va? Ti va di andare a far colazione al bar, amore? Amore? Ci vedere un po' cosa state mangiando. Che buona! Ma ci sono anche gli smartphone sopra, mamma mia, quanti zuccheri! È buona? Ciao amore! Ah, ma c'è anche Giada, ciao Ciao! Giadina! E tu cosa mangi, il bombolone alla Nutella, anche tu? Mamma mia, questa Nutella, mi andate proprio matti, eh! Va bene, buona colazione e andiamo a scuola, ok? Ragazzi, colazione finita, stiamo andando a scuola. Ani, cosa hai mangiato a colazione? Ho mangiato la brioche sopra gli Smarties. L'abbiamo divisa a metà, gli vale. Sì, alla Nutella. E boom, ci vediamo dopo. Ciao! 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 Bimbe, siete tornate! Com'è andata col pullman, prima volta? Bene. Bene? Sì. Vi è piaciuto? Sì. Ci sono tanti bimbi insieme a voi? No, no. No? No, meno male, meglio così. Abbiamo Avete fame? ascoltato la Facciamo musica? merè? Hai ascoltato la musica? Ah, sì? Abbiamo messo le luci colorate? Ma smettila! Sì, hai preso la limousine per andare a scuola? Hai fame? Forse hai fame. Sì, fammi. Volete fare? No. Tu cosa Però vuoi? le luci. Ma la canzone c'era veramente quella. Va bene, cosa volete per merenda? Non lo so. Fai che ho stato con la Nutella. Però è un po' di mal di pancia. Hai un po' di mal di pancia? Guarda, Vanessa, io ti dico soltanto una cosa: continua ad andare in giro così. Domani mettiti in costume da bagno per andare a scuola. Devi studiare tantissimo perché per venerdì hai sette pagine. Venerdì, adesso domani. Fa niente, se non inizi a studiare oggi non ce la farai mai, e tu lo sai perfettamente. Quindi adesso vuoi qualcosa di leggero? Dimmi tu, cosa vuoi? Un plum cake con un succo di frutta? Va bene, ti faccio. Cosa stai facendo? Cosa stavi facendo? Ti faccio il pane tostato? Sì. Ok. Guardate cosa so fare. Non avevi mal di pancia? Vabbè. Dopo me. Vanessa, cosa fai? Oddio, l'esorcista. Vanessa, sembri l'esorcista. Madre, aiuto. Ma cosa tocca a te? Fare l'esorcista. Dove vai? Cambiamo porta? Qua ti esce meglio. Hai caldo? Hai mal di pancia? Cosa fai? Piano, Anastasia, non ti esaltare troppo, eh. Bravissima, complimenti. Occhio che al Madonna, no, a me non piacciono queste cose, hai paura che ti spacchi l'osso del collo. Te lo do io, dai, girati. Vediamo, ti faccio vedere quello che hai appena fatto tua sorella. Girati. Vanessa, devi studiare. Smettila. Vai, amore. Vai a studiare, prendi i libri. Vanessa, chi oggi? La Maria delle Pulizie? Amore, tu hai fatto merenda? Sì. Non devi fare niente per domani a No. scuola? Sei sicurissima? Non c'è nulla di nuovo? Qualcosa da firmare sul diario? No? Ok, puoi andare a dire a tua sorella di studiare perché poi altrimenti venerdì se prende un brutto voto io non la mando ai pop. Lei lo sa che appena sbaglia salterà una settimana di pop. Dai, amore, vai. Si è messa a fare le pulizie. Per favore, hai finito di fare merenda? Ok, adesso vai a studiare, Vanessa. Copriti. Ti copri e il mal di pancia ti passa. Prendi i libri e studia. Ok? Non voglio ripetertelo più, però, Vanessa, eh? Mal di pancia. E va bene, il mal di pancia ti passa. Adesso è una stagione anche un po' particolare. Al mattino ci sono 16 gradi, al pomeriggio ce ne sono 27 e quindi può starci. Sembra anche un po' di nausea. Vabbè, Vane, dai, mettiti sui libri e poi vediamo, ok? Vieni con me su. Perché? Vieni, ti devo dire una cosa. Ma io stavo dormendo. Vabbè, dai, andiamo. Mi devi dire, ho sonno. Anastasia, io non c'ho voglia di studiare. Oppure ho detto alla mamma che ho mal di pancia per finta, ma lei dice lo stesso. Vabbè, fai i
compiti, ma io non ce voglio. Mi aiuti, per favore, mi dici qualcosa? Sì, però sono stanca. Aspetta. Idea! Ok. Ok, tu vai su e segui il piano, vai. Mamma! Mamma, Vanessa sta vomitando, vieni subito! Ma come sta vomitando? Ma Anastasia, ma davvero? Sta così male da addirittura da vomitare? Mamma mia, appena iniziato l'anno scolastico è già state malissimo. Dai mamma, corri! Andiamo, andiamo! In quale bagno è? Qui? Sì. Vane? Vane? Cosa succede? Oddio, ma sta malissimo, poverina. Vane, devo entrare? Posso entrare? Amore. Amo, scusa amore, ma io non pensavo che stavi veramente così male. Vane, ascolta, facciamo una cosa, lascia stare lo studio, fa niente. Vai a letto che ti preparo una camomilla. Ok. Ok? Anzi no, dai, dormo magari. Vabbè, ti do i fermenti. No, per... no, no. Perché i fermenti, no? No, ma... sto bene così. Pensi di... Cioè, il mal di pancia un po' mi è passato, però adesso qua sento tutta la gola secca. Vabbè, ma due fermenti... No, 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 dai. Ma perché? Magari con i fermenti viene ancora di più perché penso al gusto schifoso dei fermenti. Va bene, allora fai così, vai a letto e poi vengo a vedere come stai, che magari hai un po' di febbre, no? Non mi sembra. Vai a letto un pochino, eh? Certo. Se poi ti senti meglio però puoi studiare, No. Se ti dovessi sentire meglio. No, tranquilla, sto malissimo fino all'anno prossimo. Sei sicura? Dai, Vane, mettiti un po' a letto. Riposati, ok? Ci vediamo dopo, va bene amore? Se hai bisogno chiamami, ok? Sì. Sì, sì, ragazzi, la mamma se n'è andata e pensava. Sono troppo felice perché adesso dormo, guardo un film, poi se arriva con la camomilla bevo lo stesso così mi rilasso un bel po'. Anzi, gli dico di prendermi i biscotti quelli là che non fanno male. Sì, sì, non vedo l'ora, sono troppo felice, così lo studio e studio un'altra volta. Mamma mia, Ani, come sta male Vanessa, poverina. Ma non pensavo, veramente, non credevo stesse così male da vomitare addirittura. Ma a scuola tu oggi l'hai vista? Ma stava bene. Stava bene? Infatti non mi hanno chiamato le maestre. Boh, vabbè, può capitare di tornare a casa e star male. Vediamo come sta più tardi. Vado a preparare la cena, vuoi pasta e ragù? Per stasera? Va bene. Se senti Vanessa che mi chiama, avvisami però, sì. A few inches later. Mamma. Dimmi, amore. Ho il naso tutto tappato. Anche tu malata? Dai, adesso andiamo su che ti metto lo spray nel naso. Hai sentito Vanessa per caso? No. No? Magari si è addormentata. Non disturbiamola, ok? Amore, mettiamo lo spray nel naso. Non avere paura. Aspetta, dimmi quando esce perché è nuovo, Ma perché esce fuori dal naso? È entrato? Due. Questa qua mi sa che è quella più tappata. Soffia il nasino. Si può mettere anche con l'acqua? I lavaggi? Però con quella. Sei raffreddatissima, amore. Adesso ho appena messo questo, se mettiamo l'acquetta, non dovevi dirmelo prima magari. Adesso aspettiamo che agisce, certo che se tu ti soffi subito il naso lo buttiamo via. Ancora uno, tanto possiamo. Uno. E dopo buttiamo l'acqua. Prima di andare a dormire. Ok, vado giù a finire di pulire la cucina, va bene? Non andare da Vanessa.
stessa, che magari sta dormendo. Sì, però. Ti lascio così, intanto poi quando avrete potuto dormire. Magari si è stappato, devi agire un po', ok? Sofia Nasino, che sembra sporco. Sembra quando la vedete, sembra... Alla menta? Prendere il telefono. Il mio? Il mio scarico, lo posso ora. Sì, va bene, però 5 minuti perché dobbiamo andare a dormire, okay. Che devo anche vedere come sta la Vane, va bene? Un messaggio. Ani, puoi venire su a giocare a Roblox? La mamma c'è cascata. Arrivo. Ok. Sono tutti i gatti da lavare. Vanessa. Ani, puoi venire su a giocare a Roblox? La mamma c'è cascata? Mi stanno prendendo in giro. Come ho fatto a non capirlo? Avevo mangiato un pochino la foglia a cucciolini, ma guardate un po' cosa gli ha scritto Vanessa ad Anastasia. Che io ci sono cascata. E ha chiesto ad Anastasia di andare su a giocare a Roblox. Quindi è tutto il pomeriggio che mi prende in giro per non studiare. Adesso ci penso io a fare uno scherzo a loro. Bambine? Bambine? Vane, come stai? Vane, come stai? Anastasia, ma eri giù con me tu prima? Come mai sei qua adesso? Lo so, proprio sto dormendo. Ah, col cellulare in mano? Sentite, bimbe, vi devo dare una brutta, brutta notizia. Quale? Vanessa, guarda, quanto ti capisco che tu non stai bene. Ci ha scritto un messaggio la maestra di Pop e mi ha detto che tutti i bimbi che frequentano il corso di Pop sono conciati come te, Vane. Hanno tutti mal di pancia e vomito. Ma io e no. E quindi, ma guarda, tu sei raffreddatissima. E quindi hanno sospeso la lezione di venerdì. E venerdì non possiamo andare ai Pop. E forse anche quella di lunedì. Mi spiace, bimbe. E perché, mamma, io volevo andare. Ma se non stai bene, come fate ad andare? Mi sa, bambine, che... Ma passa subito quello del naso, poi. No, ma non è il naso, è proprio esattamente. Tutti i sintomi che ha Vanessa, vero Vanessa? Che tu ma ai Pop stava tutti bene. Stava. Ma anche tu stavi bene, ma oggi stai male. Vero Vanessa che stai male? Sì? Ok, e quindi non potete andare ai Pop né venerdì e probabilmente nemmeno lunedì. Sì, mamma, ma io stavo scherzando. Cosa stavi scherzando? In che senso? Che non avevo mal di pancia. Ah sì? Stavi scherzando? Non avevi mal di pancia? E che perché allora mi hai detto che stavi male? Scusa, ma tu non stavi vomitando prima in bagno? No. Ah, no? Quindi tutto questo è stato messo in scena solo per non studiare? Mamma, ma io sono stanca quando esco da scuola. Devo studiare, fare. Esatto, disfare. Devi studiare. No, fare e disfare. Tu lo sapevi? Bisogna studiare comunque, Vanessa. Io non sapevo niente. Tu non sapevi niente? Sei sicura? Sì. Perché io ho letto un messaggio in cui ti veniva chiesto di salire che la mamma c'era cascata. Quindi siete in castigo, sia tu che tu. E venerdì non andate ai Pop. Perché anche il messaggio di Pop non è vero. È tutto allora falso. Anche tu. Io cosa? Anche tu. Vanessa, quando si torna da scuola bisogna studiare. Vabbè, ma io invece venerdì vado ai Pop. No, tu venerdì ai Pop non vai. Sì, io sì. Perché io non ho fatto niente. No, tu eri d'accordo con tua sorella. Non lo sapevo, il messaggio, l'ho scritto arrivo, così perché volevo andare a giocare a Roblox quando ci gioco sempre. Fa però... niente, quando si fanno queste cose bisogna essere castigate e quindi venerdì... Tu hai il naso tappato, quindi venerdì starai a casa sicuramente. Va bene, mamma, scusa, non lo faccio più. Vedremo, vedremo. E la prossima volta che scopro che tu sei sua complice per queste cose, finisci in castigo anche tu, ok? Ok, ma oggi non. Vedremo, ci devo pensare tutta la notte. Non ti voglio bene, tanto bene. Salutiamo i cucciolini. Cuccioline e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!